Bene, ci hanno mandato e noi ci siamo. Buonasera. Ci hanno mandato, nel senso, ci hanno mandato in onda. Buonasera dal palazzetto dello Sport di Dosso Buono per un'altra interessante e importante partita delle nostre ragazze che questa sera si scontreranno e incontreranno le stesse Ferrara, formazione assolutamente di qualità. Ne parlavamo poco prima dell'inizio dell'entrata in campo delle squadre con mister Escansiano, una squadra da prendere veramente con le pinze. E però insomma facciamo anche due parole, visto che è qua con noi anche questa sera il presidente Marco Beghini. Buonasera, buonasera a Marco. Tutti, buonasera. Partita assolutamente da prendere sì, con il piglio giusto sin dalle prime battute. Assolutamente, Ferrara Estense è una squadra di primo livello e con giocatrici d'esperienza, un misto di gioventù ed esperienza, e soprattutto è una squadra che gioca, sa imporre il suo gioco, ha degli elementi di spicco e niente, è una partita sulla carta da giocarcela, dal primo all'ultimo minuto. Marco, non è una novità e purtroppo dobbiamo sempre ricordare sì, gli assenti, anche questa sera delle abbiamo assenze importanti, l'infermeria non vuole svuotarsi. No, assolutamente, abbiamo Detogni e Lisa, a cui facciamo i nostri più grossi auguri e un abbraccio forte, che verrà operata lunedì a Negrar, all'Istituto Don Calabria, al crociato anteriore, al collaterale, e speriamo una sua ripresa, anche se per quest'anno diciamo non potrà, esatto. E poi abbiamo... e dopo abbiamo la novità, la news della settimana, che Marika Manfredini è stata sottoposta a una risonanza magnetica alla spalla e adesso verrà visitata lunedì o martedì da dottor Filippini, vedremo il responso, ma dalle prime, chiamiamole, avvisaglie sembrerebbe che ci sia una lesione alla cuffia, diciamo, al cercene, quindi anche per lei un recupero molto lungo, molto e lungo. Speriamo che sia finita qua. Speriamo che sia finita qui, sì. Intanto la partita è iniziata, palle in mano le ospiti. Marco, facciamo ovviamente con quello che abbiamo, che comunque è tanto sì, perché abbiamo visto già la squadra, di stagione, la squadra insomma, è attrezzata per far bene, non è un problema quello. Ecco, forse magari con l'infortunio di Manfredini qualcosa andiamo a perdere, come a livello di pivot, a livello di centrale. Sì, sì, sì. Rimaniamo sì, un po' scoperti, ma insomma. Va bene, pivot, facciamo intanto con quello che possiamo sì, fare. Sì, sì, oddio, facciamo con tanto, perché abbiamo Erika Lusco, certo, vero, però dico un'alternativa. Però dovevano essere due per ogni ruolo, la famosa. E colgo l'occasione per salutare e dare un abbraccio a Stefano Cazzador, che stasera io farò il suo vice, perché non c'è, perché è stato operato al ginocchio, gli hanno fatto una protesi al ginocchio, quindi è in convalescenza. Bene. Sono sicuro che ci sta sentendo e ci sta guardando, quindi salutoni Stefano e ti aspettiamo qui. Ecco, lo aspettiamo ovviamente non per giocare, ma lo aspettiamo sulle gradinate. Perfetto, per commentare la partita. Esatto, insieme a noi. Intanto Estense è passata in vantaggio con un bel gol. Non ho visto, no, neanche io, stavamo parlando. Comunque ho visto il tiro, un raso terra che si è infilato alle spalle di Lukin. Sì. Lukin, reduce dall'esperienza con la nazionale, insomma, ci raccontava di quanto di bello e di buono ha visto in Olanda. Con la nazionale. Intanto vediamo Estense contropiede e questa volta però Lucchi impara. Sì, dicevamo, un paese, l'Olanda, che la palla a mano è sentita non poco, sebbene in maniera... sia uno sport giovane, ha trovato subito una grande sì, attaccamento, hanno fatto un grosso investimento negli anni, perché anche in Olanda la palla a mano è uno sport giovane, però sono riusciti ad ottimizzarlo e a renderlo veramente grande, poi forte, perché un palazzetto da 4.500 spettatori paganti per un amichevole, Olanda, vice campione del mondo contro l'Italia, che insomma non è sicuramente tra le prime. Ecco qua. Nel frattempo abbiamo perso un rimpallo, ha favorito la numero 7 Zuin, Gaia Zuin. Sì. Che ha messo dentro il 0. Gaia Zuin, una delle eccellenze di questa squadra, ovviamente. Vero? Ci sarà da guardare con un occhio di riguardo, ma tutte le stesse, dicevamo,
è da guardare con un occhio di riguardo. Sì, è una buona squadra, non c'è niente da dire. Intanto abbiamo palla in mano con Mazzieri che scarica per Zanette. Cerchiamo di trovare un varco buono per andare al tiro e per impensierire il portiere avversario, che è Iacovello, esatto. Si fa fatica a trovare spazi, la difesa delle stense è ben chiusa, ben piazzata. Stiamo facendo fatica, in effetti. Stiamo facendo fatica. Anche se stiamo giocando con, vedo fuori Elisa Pezzan, che ultimamente ci sta. Zanette prova un bel tiro, viene parato e riprende, bravissima Mazzieri, mette dentro il gol dell'1-2. Ancora estense in vantaggio. Qui Zuin scarica bene e arriva con il numero 5 Brunetti. Estensi si fa sul 3-1, partenza forte delle... È partita forte Ferrara, sì. Di Ferrara. In effetti Estensi è riuscita subito a portarsi in avanti. Sì. Nel frattempo, mentre l'Olimpica, le ragazze stanno cercando un varco buono, ricordiamo la classifica ad oggi, dopo 8 giornate giocate, troviamo in testa Conversano a punteggio pieno con 16 punti, seguito da Salerno con 14, poi Oderzo con 12, poi c'è la Vemplas d'Ossobuono con 11 insieme a Cassano. Tanto Zanette, brava Laura. Esatto. Brava Laura. Dicevamo 11 punti Cassano e Vemplas d'Ossobuono, Casalgrande a 10, Estense, l'avversario di questa sera, a 8, Brixen 5, Ferrara, Ariosto Ferrara 4, Leonessa Brescia 3, Teramo a 2 e chiude a 0 punti Flavioni. Sì. Sì, diciamo che la classifica, come è giusto che sia, è corta quest'anno, perché in effetti i due punti sicuramente rendono la classifica più corta, più compatta, più compatta, sì, è vero. Campionato perché, più avvincente. Sì, sicuramente. Anche dal punto di vista che c'è veramente un equilibrio sostanziale tra tante squadre. Sì. Che tolte le due, chiamiamole corazzate, le altre, diciamo, si stanno equivalendo su... Ancora Zuin nel frattempo è riuscito ad andare in gol. Lucchini è riuscito solamente a attutire un attimo il tiro, che era molto forte, ben indirizzato, e Destensi si porta ancora sul più 2, 4-2 dopo 5 minuti e mezzo di questo primo tempo. Mi sembra comunque, Marco, che non ci sia assolutamente frenesia nelle file dell'Olimpica. Sappiamo che bisogna far girare la palla. Sì, ma dopo la partita, per carità, sono passati 5 minuti, quindi la partita è lunga, non è quello che mi preoccupa. È che le ho viste un po' poco determinate nel primo, non stanno facendo il gioco che devono fare per poter giusto. Lucchi impara, però Rizzardi, vengono dati due minuti a Rizzardi. Questa sera, ripeto, è una partita molto difficile, perché le nostre stanno viaggiando sulle ali dell'entusiasmo, per carità, però questa sera devono mettere i piedi per terra e giocarsela questa partita. Abbiamo Zuin da 7 metri contro Lucchin. Brava, Lucchin para. Brava Francesca. Brava Francesca, parata molto bene. E rimaniamo sul meno 2, 4-2 per Estense. Vediamo se questa parata può dare quella scossa in più, ma forse non ce n'è ancora bisogno. La partita è appena iniziata. Zanette scarica per Stefanelli. Sì, per quello. Stiamo cercando. Brava Laura, Zanette, brava Laura. Laura ha ripreso fiato, stima di se stessa e sta giocando. È sta veramente giocando. È una giocatrice importante, non che non lo fosse. No, assolutamente. Ma la vedevamo che faceva aveva qualche difficoltà. Però adesso vedete, anche adesso sta giocando nel suo ruolo d'origine, cioè terzino, non sta giocando ala. Ultimamente sta giocando ala. Adesso ha riconquistato quel suo ruolo. Perché? Perché è determinata, ha la mente libera, sta giocando la ragazza. Nel frattempo Estense spara fuori un siluro che va lontanissimo dalla porta di difesa da Lucchin e abbiamo la palla del possibile pareggio. Ricordiamo, siamo in un in meno per l'esclusione di Rizzardi.
palla per Mazzieri, wow, che mette dentro molto bene, un 2-0 parziale in inferiorità numerica, torniamo in parità, 4 pari dopo 7 minuti e mezzo di questo primo tempo. Molto bene questa reazione, sì, un 2-0 in inferiorità numerica. Molto significa bene, infatti, che la squadra, infatti, esatto, c'è, la squadra c'è, no, no, la difesa non difende, abbiamo, bene, Twin subisce fallo, abbastanza evidente, è stata sbilanciata, sì, al momento del tiro. Ammonizione per, mi sembra, Biondani. Bisogna stare attenti a Gaia, perché Gaia è... ha un bel movimento, sì, sì, assolutamente, sì. Non la scopriamo questa giocatrice qua, è veramente forte. La linea dei 7 metri si presenta bene in casa. Bene in casa contro... E ancora! Bene in casa, Luchin tira e Luchin risponde. Cambia la tiratrice, ma il risultato è sempre quello. Luchin un 2 su 2 sui tiri da 7 metri. Bene, sì, così. È giusto che se vanno le altre giocatrici di campo, è giusto che vada anche il portiere, però... Assolutamente. Siamo in parità anche numerica. Rizzardi ha scontato i suoi due minuti. E ritorniamo ad attaccare proprio con Rizzardi, che Rizzardi sbaglia questo passaggio. Sì. Recupera la difesa di Estense, che si riporta in avanti. Ricordiamo, per insomma, Rizzardi è una giovanissima. Sì, sì, giovane. È 97, Elisa. Sì, no, quindi... ci sta comunque. No, no, però sai cosa? Che sono giovani, però ormai hanno acquisito una certa esperienza. Quello è il, terzo anno che fanno in Serie A queste ragazzine, vero? Però è il terzo anno che giocano in A, quindi certo, insomma, mai sanno, capiscono, sanno come fare, cosa fare. Quindi... Poderi nel frattempo mettendo il 5-4, un bel tiro da fuori che è andato nell'angolino. Mazzieri scarica per Rizzardi, ancora Rizzardi per Mazzieri. La partita si sta un attimino accendendo, i ritmi si stanno un po' alzando. Sì, speriamo che si alzino, perché a noi non è questo il nostro ritmo. Zanetti, brava, ancora, brava Laura. Bravissima Laura, ottimo movimento, subisce fallo ed è tiro dai 7 metri. Bravissima veramente. Sì, sì, un ottimo movimento, ha centrato il palo ma ha subito anche fallo, quindi tiro dai 7 metri. Sulla linea va Mazzieri che lo mette dentro, specialista. Tiro dai specialista 7 sui 7 metri Mazzieri, sì, è quasi una sentenza, finora ne ha sbagliati pochi, a memoria ne avrà sbagliati un paio con tutti quelli che ha tirato, quindi siamo 5 pari. Sì, sì, una partita molto equilibrata, equilibratissima, sì, e anche piacevole finora da vedere. Forse i ritmi devono ancora alzarsi, come dicevi tu prima, non siamo forse ancora ai ritmi più congeniali al dosso buono, però minuti passano e i ritmi anche aumentano. Molto bene ancora Luchin su Marrocchi. Francesca c'è questa sera, stasera molto, c'è molto in partita, e qua blocca quasi addirittura il tiro di Zuin e rilancia Biondani che aggancia, questo, viene sbilanciata, questo. Viene sbilanciata, è un due minuti netto, sì, al momento del tiro viene proprio scaraventata a terra. Brava Alice, due minuti per il numero 27 Fabbricatore, e altro tiro dalla linea dei 7 metri e ancora Mazzieri, bello il contropiede di brava Alice che ha preso una gran palla, e Mazzieri 2 su 2 e andiamo avanti più 1, 6-5 dopo 12 minuti. Questa è la classificazione, no? Sì, che sì, tutti sì, preferirebbero, sì, fare portiere che portiere rilancia prima fase contropiede e via. Sì, insomma, è stato capitalizzato, diciamo, al meglio, diciamo, contropiede, che le nostre ragazze lo fanno egregiamente questo, certo, movimento, certo, perché è una delle frecce al nostro arco, quella della prima fase. Sì, un bel gol della numero 23 ben in casa in parte si riscatta per il rigore sbagliato, il rigore che gli è stato parato da Luchin pochi minuti fa.
anche la porta. Ancora Olimpica in attacco, 6 pari. Palo, palo di Stefanelli. Una gran bordata da fuori area. Era, era bello, l'aveva era tirato bene, sì. E rimaniamo su 7 pari. Ora ancora le stense con Zuin che cerca un varco della nostra difesa che comunque si sta chiudendo bene. Sì, sì, stiamo chiudendo bene. Ancora Zuin. Stiamo bene in caso. Brava Francesca. Stiamo dando fastidio, la nostra difesa sta dando molto fastidio. Molto brava anche qui Francesca, sì, per questo Francesco, tiro sì. All'improvviso raso terra, è stato respinto molto bene di piede. Zanette scivola, purtroppo è scivolata e perdiamo palla. Sì, ancora non siamo riusciti a sfruttare la superiorità numerica e siamo ancora sì, sui 6 pari. Sono ritornate in 6, siamo ritornati in parità 6 contro 6 in campo. Comunque, 6 il risultato, penso che la partita sia a un, diciamo che dalle prime avvisaglie dovrebbe essere così fino alla fine, punto a punto. Due squadre che si incagano nel gioco, nelle caratteristiche. Bella, anche bello scarico di Zuin, sì, frattempo, però la difesa riesce a chiudere bene in caso, trova il varco, tira, ma nulla di fatto, la palla esce e abbiamo la palla scattata su sia Lisa. No Rizzardi tiene in campo la palla. Ha fatto un azzardo Mazzieri comunque. Sì, una palla forse un po' troppo precipitosa, prova comunque a iniziare a tenerla in campo in qualche modo sì. E a recuperare una rimessa e a guadagnare una rimessa. Tanto è entrata Ampezzan al posto di Stefanelli. Sì. E Ampezzan ultimamente è il nostro, diciamo, sta giocando le ultime partite. Ampezzan veramente ha dato una grossa mano con la sua caparbietà, perché comunque è una giocatrice tignosa, molto sì, caparbia, lei è veramente. Ancora Zanetti, ancora traversa Mazzieri, si libera bene, brava Martina, recupera il palla e ha trovato il varco giusto per metà dentro il 7-6. Bene comunque, bene, molto dai. Bene, e siamo a metà del primo tempo. Sì, diciamo le ragazze sono sul pezzo, dai, stanno giocando, se la stanno giocando, difesa bene. L'attacco sì. Magari qualche palo di meno, ma va bene, dai, così quelli purtroppo ci sono, perché quelli ci sono. Non ci sarebbe la porta. Però no, bene così, sì. Assolutamente. Brava Francesca. Magari tendiamo un po' a sminuire, a dire solamente brava a Francesca, perché siamo un po' troppo abituati bene forse, Marco, sì, ma sì. Sta facendo finora una partita, sta facendo un partitone pressoché sì. Perfetta, perché ecco, tentava, ma peccato, abbiamo perso il momento giusto. Peccato, sì, c'era Alice che era scattata come una molla. Ecco Elisa. Ampezzan cerca il tiro ma fa infrazione e quindi la palla torna alle stense. Nel frattempo salutiamo i nostri Facebook spettatori, che anche questa sera sono numerosi. Facebookiani. Salutiamo Arnaldo Bozzi, Stefano Cazzador che ci saluta, quindi come dicevi tu è davanti al video che ci sta guardando. Stefano, porta pazienza se soprattutto io non sono preciso e puntuale come lo sei tu. Oddio, manca il tecnico Cazzador qui, vero? Stasera siamo da quel punto di vista lì. Da quel punto di vista possiamo dire che siamo un po' due ignorantoni. Due ignorantoni, ma almeno siamo simpatici, speriamo. La buttiamo sulla simpatia. Diciamo dal punto di vista tecnico ovviamente abbiamo delle mancanze. Comunque penso. Qualcosa ci capiamo. Non dai. Si può essere tutt'oggi. No, qualcosa quindi. Ci capiamo comunque. Sì. Nel frattempo 7 pari. Anche questa sera il pubblico è sì, caldo. Caldo e numeroso. Zanette, questo è un siluro caldissimo di Zanette,
che sta facendo anche lei una prova finora maiuscola, veramente. Brava Laura. Vedere Laura terzino così mi piace veramente. Sono veramente contento perché ha attraversato delle traversie più dal punto di vista morale che fisico la ragazza, e vederla così in campo, così determinata, così è una brava giocatrice, ma come dici tu è una brava ragazza, quindi esatto, anche perché con la mancanza di De Togni il terzino Zanette fa molto comodo. Il terzino Zanette, specialmente così. È veramente. Stiamo chiudendo bene, lasciamo però il lasciamo il lato scoperto, ma ci pensa Lukin a tirare giù la sala sinistra. Lukin è il valore, il valore aggiunto. Teniamo presente che poi in panchina abbiamo un altro portiere, Giorgia Moretti, che non è bravissimo, che non è niente di meno di Lukin, vero? Perché fa dormire infatti sonni più che tranquilli. Sì. Un po' di confusione adesso le stesse per trovare la via del gol, ma brava la nostra difesa che si chiusa molto bene. Sì, esatto. In difesa ci siamo, giocando bene. Sì. Adesso abbiamo una palla importante a mio modo di vedere, perché se finalizzata bene possiamo un po' staccare questo risultato. Cerchiamo il varco buono con Zanette. Mazzieri scarica a Losco. Scarica a Losco, che prende un fallo importante. Il lavoro di Losco, anche se finora non è andata in gol, Anche perché se i terzini tirano così vuol dire che c'è Ampezzà trova il varco, brava. Molto bene a pensare, andiamo su più due a 10 minuti e qualche secondo dalla fine di questo primo tempo. Ottima reazione dopo lo svantaggio iniziale. Elisa c'è, ma possiamo dire assolutamente che tutta la squadra c'è. Insomma, tutta la squadra. Il recupero è stato importante, abbiamo ribaltato il risultato da 0-2, ora siamo a 9-7. E giocando con molta tranquillità, questo è una cosa che dobbiamo sottolineare. Abbiamo raggiunto questo vantaggio giocando la palla senza perdere la testa, e quindi abbiamo stiamo guardando un po' in diretta un po' di risultati. Sono dei risultati abbastanza importanti. Insomma, Cassano sta perdendo in casa con Conversano 31-24. Poi Brescia Oderzo. Brescia sta vincendo 11-8 contro Oderzo. Risultati veramente interessanti. Ma vi invitiamo, e questo lo facciamo anche perché è giusto così, vi invitiamo a vedere i risultati sul sito della federazione figh.it, risultati in tempo reale. Da quest'anno, c'è stato questo sforzo, questa organizzazione da parte della federazione, che ha dato vita a questo live ticker, lo chiamano, esatto, in quanto sono risultati in tempo reale dai campi, anche noi stiamo dando il nostro contributo. Quindi è interessante perché si può vedere gli andamenti delle varie gare e fare delle valutazioni, delle riflessioni, giusto? Estense ancora in attacco, sta cercando. Sì, Estense comunque fa fatica a entrare. Sì. Fa fatica la difesa. Fa fatica a entrare. La difesa nostra stasera gioca. Anche Rizzardi. Adesso Rizzardi, Lisa, c'è. Ha fatto anche un bellissimo recupero. Nel frattempo, giusto per dare un po' di numeri, stiamo guardando un po' la classifica marcatori della Serie A1 femminile. E noi abbiamo Ampezzà che ha 41 gol, ma guardando un attimino scorrendo, Palari di Teramo ha 77 con 77 reti, è al primo posto, poi Rotondo di Conversano 76, Duran 73, Gomez di Salerno 62, Furlanetto di Casalgrande 57,
Dobreva di Ariosto, Ferrara 53, Ghilardi di Brescia 51, Zuin 45, Babbo di Conversano 45, al decimo posto appunto Elisan Pezzan con 41. Intanto abbiamo perso una palla malamente, adesso Estense l'ha persa malamente anche lei. E quindi pari patta, torniamo proprio con... Qui viene affossata Ampezzano. Bello il termine affossata. È un termine calcistico che spero che il nostro cazzador me lo permetta e me lo lasci correre. Già ho imparato che non si dice rigore. E questo me l'ho imparato proprio bene. Eccola qua, Rizzati, bello. Molto bene. Massimo vantaggio, più 3 a 8:30 dalla fine del primo tempo. Vempla stato su buono 10, Estense Ferrara 7. No, ci siamo, ci stiamo giocando la nostra partita e speriamo. Nel frattempo sarebbe un gran risultato questa sera. Sì. Assolutamente sì, nel frattempo si sta preparando a rientrare in campo, se non erro, Stefanelli. Qui viene fischiato fallo a Mazzieri. Ma discutibile a mio modo di vedere, perché mi sembrava più un bel sfondamento più che un fallo. Comunque dai, forse l'arbitro ha inteso il fallo, ha voluto un po' punire, che Mazzieri non era proprio ferma, ha un po' accompagnato, quindi però dai, dai 7 metri, però Estense non ci prende questa sera. Quando non c'è Lucchin c'è il palo. I famosi pali. I pali. Questa sera sono i pali, contano. Questa sera sono protagonisti. Questa sera, sì. Nel frattempo bello il gesto di Escanziano, di Roberto, che ha dato il 5 a Lucchin, anche se non ha parato il rigore, ma questo è un bel segnale. Qui grande parata, ma bellissima azione, contropiede. E ancora parata di Lucchin, mi sembra che abbia deviato Lucchin sul palo. Vediamo se riusciamo a vedere il replay. Sì, forse l'ha deviata, un po' l'ha appena deviata sul palo. Ragazzi, ma siamo come dei professionisti fino al replay. Abbiamo anche il replay. E con questo... Ancora qui Lucchin viene beffata, è un tiro che è passato in mezzo alle gambe, poco male. Siamo sempre avanti 10-8, i minuti sono 6:30 alla fine della partita. Marocchi ha messo dentro il gol del meno 2 per Ferrara. Adesso abbiamo Stefanelli che cerca un varco, ma scarica su Ampezzani che cerca lei il tiro. Martina bello c'era, tiro, ma anche Iacovello ha risposto presente. Martina c'era comunque. Sì. Adesso c'è Zuin che cerca lo spazio, bene la difesa. Quell'ala ci sta facendo male comunque. Sì. La numero 5 è Brunetti, è un'ala difficile da controllare. E sì. Roberto Escanziano chiama tempo a 5:51, un attimino per riordinare un po' le idee. Sì. Siamo avanti di 1, 19. Sì, comunque eravamo più 3, abbiamo subito un parziale 2-0. Se avessimo bisogno di un remind, insomma, la partita è ancora da giocare e Ferrara è assolutamente in partita. Sì, ma sicuramente è una partita da giocare dal primo all'ultimo minuto questa. Nel frattempo, visto che c'è questa pausa, vogliamo... ricordare, perché è giusto così, il grande lavoro che sta facendo il nostro fotografo, sì, Maurizio Boldrini della BPE, che sta facendo già da qualche anno, ma quest'anno in particolare, un grosso lavoro di immagine, sì, ci aiuta, e delle foto che sono a dir poco spettacolari. Veramente ha la e capacità qui adesso di prendere... facciamo un piccolo spot pubblicitario per, sì, Sport di Più, che è il nostro sponsor, sì, e nonché tuo conoscente, sì, mio conoscente intimo stretto, conoscente, sì, esatto, sì, sulle quali ci sono delle foto della pallamano veramente belle. Questo numero è veramente veramente belle. Allora sono, facciamo una cosa, visto un che dobbiamo fare la marchetta fino in fondo, chi è di Verona e vuole vedere Sport di Più lo può trovare in edicola,
a 2,50 euro, un prezzo molto molto conveniente. E invece chi volesse vederlo, averlo gratuito, visto allora, che non siamo qua per vendere niente, allora chi volesse averlo gratuito se lo viene a prendere qui al palazzetto dello sport. E si vede anche la partita gratuita. E si vede la partita gratuita, tutto gratis. Esatto. E intanto questo, anche questo è gratis. Oh. Stefanelli, 11-9. Allora, la facciamo completa, facciamo completa. Questa trasmissione offerta da... Pling Avelia, che il nostro grande partner... che da due anni ci permette di fare veramente di fare questa cosa, che sono veramente belle dirette cose che piacciono e che stanno hanno un riscontro sempre più positivo. E quindi grazie anche ad Avelia, ma oltre di farle, la qualità che non è indifferente, assolutamente è lo stesso discorso di Maurilio, si fanno le cose fatte, non si fanno di bene, fatte di qualità. Tanto Stefanelli, grande movimento sì, grande movimento, una gran finta, e quel tiro che purtroppo si è spinto sul pallo, ma subisce anche fallo. Sì. Abbiamo ancora la palla in mano, ancora con Stefanelli. Comunque è una bella partita, è piacevole anche, non assolutamente è... Assolutamente sì. Forse i ritmi non sono altissimi, ma sono dei buoni ritmi. Due squadre che si affrontano veramente a viso aperto e fanno fatica ad avere il sopravvento. Stefanelli... Ha perso la palla, fortuna che dopo l'ha recuperata, dai. Sì. No. E qui spara fuori una palla, sbaglia, calibra male il passaggio per Rizzardi, regalando di fatto la palla ad Estense, che torna in avanti con Zuin. Una buona rappresentanza di pubblico. Sì, anche ferrarese. Questo è un gran movimento di Marrocchi. Sì, sì. Però la nostra difesa si è chiusa bene. E Lukin non lascia passare niente. Losco scarica per Zanetti, che prova il tiro. No, pretenzioso, ma va bene, se lo sentiva. Ha preteso troppo. Ma penso che si sia incollato la mano. Forse sì, forse pallone, sì, perché l'ha dato troppo la schiacciata. Sì. Però è giusto che Laura. No, deve provarci, giusto. Se si sente in grado di. Ma come tutte, se si sentono in grado, è giusto che vadano alla conclusione anche personale, ovviamente. Rischiando troppo, ma no, comunque, quando dai, c'è tutto la possibilità, sommato, ci sta, anzi, Ale. Ancora numero 14, Nobiundo, che non trova assolutamente spazio. Losco per Rizzardi, bravissima, brava Lisi, che gol, Lisa Rizzardi, un bellissimo contropiede partito dalla parata di Lukin. Losco si è attirata su di sé la tutta difesa, la difesa e l'ha scaricata Lisa su Rizzardi, che ha messo dentro un gol. Siamo ritornati a più 3 e bellissimo. 12-9 a 2,48, 47, non è che li dico tutti adesso. Beh, 46, 45. Se no vengo qui a fare il cronometro. Estense, ancora niente di fatto per Estense, perché la difesa olimpica difende molto bene. Qui c'è un intervento da dietro, era forse i due minuti ci stavano qua, comunque, anche perché l'intervento da dietro così può essere anche pericoloso. Anche pericoloso, assolutamente. Replay, vedi? Sì, forse ci stava. No. Adesso facciamo girare palla. Ampezzan! Questa è accelerazione improvvisa di Ampezzan, si è incuneata. 13-9 a 2 dalla fine di questo primo tempo, scusate. Ampezzan ce l'ha queste accelerazioni, infatti, e questa capacità di attaccare gli spazi vuoti, i corridoi giusti per poi andare al tiro, e quando è in velocità e con queste soluzioni qui difficilmente riesce ad essere arginata. Estense perde ancora una palla in modo un po' banale, probabilmente questo Zanetti l'aveva messa dentro ugualmente, pur subendo fallo, pur sotto fallo, vabbè, comunque è giusto il fallo, così, assolutamente. Sì. Abbiamo ancora la palla in mano a 1,15 dalla fine, la palla gira bene in questo momento. Rizzardi si incarica del tiro, subisce fallo. 2 minuti per Corretto. Il numero 5, mi sembra. Brunetti, sì. E tiro dai 7 metri, quindi e chi la tira? Finiremo
Beh, io penso se non succede qualcosa di strano, forse Mazzieri. Eccola qui Martina, numero 55, Mazzieri, sulla linea dei 7 metri, rigore, tiro dei 7 metri. E c'è Cazzador che sta saltando sulla gamba malata. Veramente ancora, bene Mazzieri, 3 su 3. C'è Stefano, saltando sulla gamba malata. 14-9-5, adesso abbiamo un minuto fino alla fine di superiorità numerica. Difesa e... se potessimo poi ripartire in contropiede. Aveva difesa, parato anche questa Lucchin. Io non so, le percentuali, però... sarebbe molto interessante, alte, sì, molto ne stanno alte, seguendo in panchina ovviamente, ma dopo me le faccio dare perché... Bene difesa, blocchiamo, sì, contropiede, brave, e la mette, avevamo detto subito no perché Iacobello l'aveva sfiorata, però non ha potuto far nulla, bellissimo contropiede, 15-9 più 6, 10 secondi alla fine. Difesa, parte con il contropiede, Losco, sì, 5, Losco. 4, 3, 2, 1, eccolo, sì, 16-9, sì, abbiamo fatto una gran cosa, difesa, contropiede e a filo di sirena pallonetto di Losco per il più 7 alla fine di questo primo tempo. Marco, ti lascio aggiornare il ticket e poi andiamo a berci un qualcosa di fresco per il mal di gola e poi ci rivediamo tra pochissimo. A dopo. Arrivederci a tutti. Ben ritrovati dal Francisco Sport di Dorsobuono. Aspetta, vero? Ecco qua. Eccoci qua, no, scusate, io stavo parlando come i matti da solo perché avevo il microfono spento. Ecco qua, ben trovati dal palazzetto dello sport di Dorsobuono. Secondo tempo della partita
tra Vempas d'Ossobuono e Estense Ferrara, e il primo tempo si apre come si era chiuso, ovvero con un gol di Losco e due minuti, e due minuti al numero 6 dell'Estense. Estense in 4 in campo, esatto, 4 giocatrici in di campo. In campo e Olimpica avanti di 8, 17-9. 6 minuti, 2 minuti a Poderi, il numero 6. No, sarebbero stati troppi 6 minuti, dai. Sei minuti, non siamo così cattivi. 2 minuti per il numero 6, volevo dire 6 minuti. Ho invertito i numeri. Adesso rientra in campo Brunetti, e quindi Estense che torna in 5. Zuin che cerca Varchi, ma nulla di fatto, niente da fare. La difesa dell'Olimpica difende bene. Tiro di Zuin stoppato. E ancora difende molto bene, con molta aggressività, palo. È stato un po' un momento molto concitato, con una difesa, sì, perché molto aggressiva. Sono 6 passaggi e mi sembra che ne abbia fatti, ne sono fatti 7-8. Sì, beh, comunque dai, non... nessun problema, la palla è finita sul palo. Esatto. Ancora comunque palo. Questa volta si è graziato e torniamo palla in mano. Stefanelli scarica per Zanette, ancora Zanette, Stefanelli, Biondani, peccato, il diagonale si era liberata bene, ma il diagonale è uscito ampiamente. 17-9, Marco, un parziale importante. Sì, hanno, diciamo che le ragazze hanno messo a frutto gli ultimi 5 minuti del primo tempo, dove hanno fatto un parziale di 6-0. Di 6-0, importante, che hanno stroncato le velleità di Estense. E l'Estense non è ancora, vedo che sta facendo fatica anche adesso. Infatti Benincasa ha fermato scorrettamente Alice, si è presa 2 minuti. 2 minuti, e quindi e sono Estense di nuovamente 4. E stanno giocando, secondi. Sì, ma le vedo contratte, le vedo abbastanza nervosette. Estense, sì, probabilmente si stanno rendendo conto che con questo D'Ossobuono fanno fatica. Sì. Nel frattempo è stata De Marchi. Sì, De Marchi, Alessia, posto di Rizzardi. Posto di Rizzardi. Stefanelli cerca spazio. Sì. Mamma mia, che tiro! Sì. È partito veramente un fulmine, palla ferma, e nulla da fare per. Irene il braccio ce l'ha, vero? Sì, assolutamente sì, l'abbiamo visto in più occasioni. Sì. 18-9 più 9. Sì, dai. La partita ha preso per il momento l'inerzia assolutamente favorevole all'Olimpica, anche perché quando Estense va al tiro, purtroppo per loro, si trovano sulla strada Lukin, che questa sera, sì, esatto, questa sera ha deciso. Comunque adesso speriamo che faccia passare almeno l'aria, perché sennò siamo rovinati. Non sta veramente facendo passare nulla. Stiamo giocando, sì, bene, buone trame. Adesso porteranno al tiro sicuramente o Laura o Irene, vediamo. Ampezzan, Zanette, cerca il varco, cerca di incunearsi, subisce fallo, bene. Sì. Adesso bisogna andare al tiro, ha chiamato passivo l'arbitro. Bravissima. Bello lo scarico, era purtroppo dentro, però gran bella palla questa di Ampezzan. Sì. Ma veramente per pochi centimetri. Losco è entrato in area, applaude Escarsiano, applaude la panchina, bene così, stiamo giocando bene, la palla sta girando bene. Io lo voglio sottolineare ancora, la squadra ha dimostrato questa sera di aver trovato la maturità giusta, anche rispetto a qualche partita fa. Nel momento di difficoltà non si butta in avanti in modo scriteriato, no, anzi, ma ragiona, cerca la soluzione migliore al momento migliore, e questo si è inevitabilmente trasformato, tramutato in un break che adesso sta facendo veramente la differenza. Poi Lukin ci sta mettendo del suo, e quindi 7 metri ha fischiato, 7 metri, sì, per un fallo sul pivot di Zanette. Boh, non l'abbiamo visto. Adesso sul dischetto va Brunetti, vediamo intanto questo rigore. Brunetti la mette,
dopo il terzo. Sì, poteva starci. Il fallo poteva starci. Sì, sì. Comunque dai, non è sicuramente più 8. Più 8, sì. E Ferrara riesce a mettere dentro il primo rigore dopo 4, 3, due parati da Lucchini, uno sul palo, e questo è andato dentro. E qui chapeau la squadra. Super Stefanelli qui, sì. Riceve palla e lascia partire un altro siluro, e qui ancora Lucchin, Biondani per Ampezzan, parata, e Iacovello la mette fuori, la devia. Comunque bene così, adesso le squadre si stanno un po' allungando. Estense che cerca di ridurre il passivo nel punteggio, e inevitabilmente per Dosso Buono si aprono degli spazi per il contropiede. Palla buttata via, Lucchin lancia Biondani. Alice. Biondani e la mette dentro. Questa non la fermi qua. 20-10, più 10. Queste sono le azioni di Alice, qua sì. Non la fermi Alice. Hanno cercato di contrastarla, no, magari no. Facendo perdergli un po' il passo, ma pazzesca, in ragazzi. Velocità è difficile da fermare, no. Sono con un fallo importante, ma in questo caso Alice ha trovato il gol del più 10. Ora si appresta a entrare in campo Guadagnini. Estense trova il gol con il numero 8. No, con il numero 6, Poderi. Nel frattempo Brescia batte Orderzo 21-18. Questo è un risultato un po' sorpresa. Che potrebbe vuol dire molto per quanto sicuro. Riguarda la nostra classifica, ma questo poi magari lo vedremo. Dopo lo vediamo alla fine. Intanto ci sono ancora da giocare 22 minuti. Sì, sì, ancora lunga. E mezzo qui a Dosso Buono. È ancora lunga comunque. È ancora molto lunga. Io penso che siamo sulla strada giusta, assolutamente, dai. Dobbiamo solo mantenere la tranquillità e continuare a giocare, sì. Come abbiamo giocato fino adesso. È entrata Guadagnini, dicevamo prima, che si stava preparando ad entrare in campo. Palla per Guadagnini, che però perde. No, Laura, perde palla. Sta è passando stato... un brutto periodo di... Adesso Estense, bene difesa. De Marchi subisce fallo dalla numero 5. Reagisce un po', ma non mi sembra il caso. Diciamo che il fallo è stato subito da De Marchi. Dalla sì, esatto. Numero 5 no. Brunetti. L'arbitro richiama entrambi. Sì, fanno tutte e due come avessero fatto niente. C'è stato così. Il fallo e la reazione anche di tutte e due. Esattamente, quindi va bene così. Si sono date, sono scambiate un 5, è tutto finito e va bene così. L'agonismo porta anche a queste cose, giusto, bene così, ma è bene anche che tutto sia finito con una stretta di mano. Ecco. Ampezzan va al tiro, subisce fallo, poi questo sembrava fallo. Ma Estense cerca il contropiede, ma la palla è buttata via, quindi non succede niente. Il pubblico si scalda. E adesso mi sembra che si stia preparando ad entrare in campo, ma forse è solo una mia sensazione. Ma grande parata di Iacovello. Bellissima parata. Traversa di Estense, non è fortunata in questo frangente la formazione ospite, che cerca adesso ancora spazio con Brunetti e trova il gol. Solo leggermente deviata da Lucchin. Stavo dicendo che Moretti si sta facendo gli esercizi di stretching e sì, probabilmente entrerà a dare cambio a Lucchin. 20-12 a 20 minuti dalla fine. Ancora risultato
assolutamente favorevole all'Olimpica d'Ossobuono. Guadagnini cerca spazi, viene strattonata, subisce fallo. Anche Laura è una ragazza da recuperare mentalmente, anche oltre che fisicamente. Beh, ha avuto tanti problemi. Sì, piccole rogne, chiamiamole rognette, adesso sì, sì. Che l'hanno frenata nel suo nido, perché lei è. L'hanno frenata fisicamente. Stefanelli cerca spazio, ampezzava il tiro, niente. Ha dovuto affrettare un po' il tiro perché stava entrando in zona passivo. Sì, adesso però è. Escansiano ha preso in mano il fogliettino verde del time out, del minuto. Esatto, sospensione. Perché è da un bel po' che non segniamo, vero? Sì, stiamo un attimino subendo tra virgolette il ritorno dell'Estense Ferrara, che giustamente in questo momento sta cercando tutto per tutto per riaprire la partita, però anche loro sbagliano. Zuin recupera bene la palla e paratona di Lucchini, che questo è come aver segnato due gol qui, sì, Marco. Sì, sì. Qui è come aver segnato questo due gol. È come aver segnato un gol. Sì, nel 90 e passa per cento dei casi quello lì è gol. E qui Lucchini ha chiuso veramente la porta in faccia e qui subisce un gol che era evitabile, però va bene, ci sta, insomma, il paratone che ha fatto prima. Entra in campo Moretti. Giorgia Moretti. Che oggi, tra le altre, è il suo compleanno, quindi tanti auguri a Giorgia. E adesso vediamo anche lei. Qua Stefanelli cerca contropiedi Brunetti e gol. Adesso dobbiamo, infatti Roberto, giustamente 20 a 14. Ha sbagliato 20-14, il... Sì. Hanno sbagliato il tabellone. Sì. Ecco qui, 20-14. Abbiamo subito un parziale di 3-0, 4-0, che non è una bella cosa, è un relax che, per carità, vuol dire tutto, vuol dire niente. Però stiamo attenti, insomma, non è finita la partita, vero? Anche se siamo... No, assolutamente non è assolutamente finita. L'abbiamo già visto più volte che le partite si riaprono ancora quando sembrano già segnate, poi dopo basta veramente nulla per riaprirle. 17:55 dice il cronometro, 20 Olimpica d'Ossobuono, 14 Estense Ferrara. Dicevamo prima del risultato sorpresa di Brescia, che ha battuto Oderzo. Sì, questo è un risultato a sorpresa, anche perché Brescia non stava attraversando un bellissimo periodo. Brescia, sì, reazione. E invece c'è stata una bella reazione, una partita importante, sì. E un bel risultato ho conseguito. Sì, sì. Un bellissimo risultato Brescia, veramente. Che mi sembra che sia la seconda vittoria in campionato, perché hanno vinto una a Flavioni di una rete. E questa è la seconda vittoria conseguita contro una signora squadra, Oderzo. Assolutamente sì. Oderzo è a tutti gli effetti la terza forza del campionato, vero? Sì, quindi sì. Assolutamente, quindi riprendiamo a giocare. Guadagnini cerca spazio, viene fermata Biondani. Stiamo facendo fatica. Sì. Ampezzani cerca il tiro, viene bloccata. Torniamo indietro, cerchiamo spazio con Mazzieri per De Marchi, non troviamo spazio. Ampezzan cerca spazio ancora lei, Mazzieri, 7 metri, 2 minuti. 2 minuti, corretto, e 7 metri, corretta. Spinta. Direi corretta la, sì. La decisione dell'arbitro. Ancora Mazzieri da 7 metri. Mazzieri contro Iacovello e la mette
e Mazzieri. Mazzieri non ne sbaglia uno, tocchiamo ferro, però questa sera è stata perfetta. Qui nel frattempo il pubblico si sta scaldando parecchio. C'è qualche protesta di troppo. E Giorgia ci mette del suo anche lei. Giorgia anche lei. Giustamente. Vuole far vedere che non è da meno da Lucchi. Dicevamo del pubblico che si sta scaldando un po' troppo per alcune decisioni arbitrali. Ma sono delle... Siamo delle proteste abbastanza inutili, sì. Visto che comunque gli arbitri questa sera hanno arbitrato in maniera più che decente. Sì, assolutamente, sì, assolutamente. Eccola, sì. Guarda questa. Questo è un gran gol. Sì, Alessia, sì. Gol, Alessia. Ce l'ha Alessia. Ha fatto un pallonetto delizioso. E torniamo avanti di 8 a metà. Manca ancora 15 minuti alla fine. Ancora la difesa, recuperiamo palla, ma prima c'è stato un fallo. Losco aveva recuperato palla. Zuin cerca spazio, si incunea. Ehi, altra paratona. Ma viene fischiato un fallo di Mazzieri. Viene fischiato un fallo di Mazzieri. Vabbè, non lo so, non possiamo commentare, non ho mica visto il replay questa volta. Zuin la mette dentro, però io direi di sottolineare la parata che aveva fatto prima. Sì, Giorgia veramente, e veramente. Quindi a conferma veramente che siamo abbiamo in una botte di ferro, quest'anno con due signori portieri in buone mani, proprio in buone mani, sì, assolutamente veramente. Sì. Che sia uno sia l'altra, stanno alternandosi veramente. Si prende il tiro, qui forse c'era fallo su Guadagnini, contropiede. Ancora parata, purtroppo viene fischiato, vengono dati 2 minuti a Biondani, sì. È la prima esclusione della partita, se non vado errato, che dobbiamo subire. 22-16. Olimpica avanti di 6 e in inferiorità numerica. No, De Marchi, comunque ci siamo. Per Mazzieri, ancora De Marchi, cerca il tiro, Iacovello la mette fuori. Ci stiamo mangiando il vantaggio. Stiamo un attimino, adesso siamo anche in inferiorità numerica, dobbiamo difendere bene. No. Zuin. E Zuin va al tiro e la mette dentro. Meno 5. Margine ancora buono, non dobbiamo passare la guardia, però è quello che sta sicuramente dicendo Roberto Escansiano, in questo caso a Losco. Momento difficile, un po' di difficoltà per noi. Sì. Siamo un po' in difficoltà adesso, dobbiamo ritornare a rimboccarci le maniche e a giocare. Ci crede, meno 5 a 13. Sì, sicuro, no, a 13 e mezzo. È apertissimo. È ancora Losco. Questi 7 metri. 7 metri. 7 metri. Ma forse un'esclusione ci poteva stare, però. Queste sono considerazioni che facciamo qui tra di noi. Sì, diciamo. In effetti. Ancora Mazzieri. E la mette dentro. Veramente pazzesco, ragazzi. Dai 7 metri, prestazione monster dai 7 metri, ma anche in campo. È su certi partita. Livelli, Martina. Sì. Torniamo più 6, 23-17. Difende bene Mazzieri, proprio Mazzieri difende bene su Zuin. E il numero 13. Felisati subisce fallo. Ancora Estensi con la palla in mano. La difesa però dell'Olimpica sta tenendo molto bene. Brava.
bene in casa, si porta a spasso la difesa e va al tiro e la mette dentro. 23-18, rientra Biondani, torniamo in parità numerica. Per conto mio erano passi comunque questi, eh. Ho visto anche Roberto in panchina, era della mia idea. Gli arbitri evidentemente non no. Non l'hanno pensata così. Poco male. Torniamo a giocare palla. Mazzieri scarica su Losco, ma Losco non riesce a controllare la palla e qui c'è fallo di piede. Per fortuna contropiede vanificato di Estensi, siamo già in attacco. Ampezzan per De Marchi, si gira, la mette, Iacovello para. Questo era fallo, questo. Questo forse era fallo. Gli arbitri adesso un attimino adesso in stanno... confusione, ma è la partita che è abbastanza caotica in questo frangente. In questo frangente, partita che sta però diventando un po' caotica. Caotica, però loro continuano. 23-19, continuano più 4. A tornare su, vero? Più 4 a 11 dalla fine. Ci stiamo mangiando tutto il cospicuo vantaggio che avevamo. Eravamo 20-10, vero? Sai Marco, loro in questo momento stanno veramente dando, forse noi abbiamo passato un po' la guardia, ma Estensi sta cercando il tutto per tutto, contropiede e cioè, mettono dentro un gran bel gol. Il numero 13 Felisati mette dentro il meno 3. No, area. Era area, area, era sì, area. Area. Benissimo, perfetto. Il pubblico di Fede Ferrarese sì, non le manda a dire all'arbitro. Ma no, Laura infrazione non c'era. D'area c'era e quindi possiamo tranquillizzare che il fischio era corretto. Sì, sì, no, era corretto in effetti. Dal nostro replay. Bello questo gol del numero 6, Poderi. Adesso sì, Estense, meno 3 a 10 dalla fine. Riparte. Serve una scossa, esce Guadagnini sì. E rientra Zanetta che non... Andiamo a far girare la palla con calma. De Marchi cerca spazi, non ne trova. Mazzieri, ora la difesa delle Estense si chiude bene in due su Mazzieri. Stiamo facendo fatica assai a entrare e a giocarci la nostra palla a mano. Ampezzan sta cercando spazio. Ampezzan ha cercato la soluzione personale, è stata fermata. Mazzieri. Grande gol di Mazzieri da distanza siderale, la mette dentro, sorprendendo un po' Iacovello, ma più che sorpresa di Iacovello bisogna dire che il tiro è stato veramente ben indirizzato. È un gran tiro. E torniamo a 24-20 e qui da questa parte ancora Zuin, anche per lei prestazione veramente molto positiva di Zuin. Sì, esce sì, Mazzieri, entra Stefanelli. Ma Irene adesso deve fare del suo anche Irene, vero? Perché meno 3 o meglio più 3 non è un margine assolutamente. Ragazzi, a 8 minuti distanti anni luce da dichiarare che la partita è segnata finita, . Assolutamente no. Ampezzan perde palla, facendo... va bene Losco, Losco. Bel recupero di Losco, ora bisognerebbe concretizzare questo recupero con un gol, ma Iacovello para e qua c'è fallo di Losco ed Estensi torna in avanti. Non c'è pausa. Qua ragazzi, assolutamente pausa. Gli stiamo dando la partita, vero? Gli stiamo regalando la partita, vero? 2 minuti a Zanette, 24-22 a 7:43 dalla fine. Ora si fanno sentire anche i tifosi ospiti che fino a qualche minuto fa erano ammutoliti.
rientra Lucchin tra i pali. Sì, non è sicuramente colpa di Giorgia, vero? Assolutamente, perché abbiamo, assolutamente. Ci abbiamo mollato fuori in maniera pazzesca, vero? Ampezzan scarica bene. No! Losco sbagliato il rigore, rigore in movimento, vero? Un rigore in movimento. Un vero peccato perché Ampezzan aveva dato una gran palla. Zuin si incunea e la mette. Meno uno. Serve una sveglia. Un parziale di 13-4 dall'inizio del secondo tempo. Adesso vediamo se la squadra ha i cosiddetti o meno, perché in questa situazione qua è veramente difficile adesso gestirla. Siamo in una situazione veramente complicata. Forse c'è stato un rilassamento. Palla persa e pareggio. Se lo meritano tutto, purtroppo. Pareggio. Noi ci abbiamo veramente mollato. Più 10 a parità, 6 minuti alla fine. Si ricomincia da capo. Dai ragazze, adesso ci vuole tranquillità. Tranquillità. Facciamo girare la palla. Ampezzan la scarica, subisce fallo. Fallo. Pensa a te, guarda che partita, area. Guarda che partita, un parziale di 14-4 hanno fatto, vero? Sì. Qua perdiamo palla. Stiamo buttando via la partita. Lucchi. Palla sulla traversa, l'abbiamo scampata bella. Sì, ma. E adesso torniamo in attacco. Ci vuole tranquillità, momento di difficoltà. Adesso bisogna far girare la palla e trovare tranquillità. Manca 5 minuti e spiccioli. Stefanelli cerca spazio, subisce fallo. Palla ancora nostra. Losco, Stefanelli, Ampezzan, Zanette. Si incarica del tiro e la mette. Brava Laura. Un gran tiro a fil di palo, l'ha messa dentro. Torniamo avanti, più uno. Marco sarà in testa a testa fino alla fine. Sì, forse sì. Anche noi ci eravamo un po' tranquillizzati, pensando di aver già era un vantaggio importante, più 10 ragazzi, non è poco. È che siamo rilassati troppo velocemente. E anche c'è da dire che comunque Stense ha giocato tutto, non c'è niente da dire. Calo merito, nostro merito a loro, demerito a noi, sì. Però merito a loro, vero? Assolutamente. 4 minuti alla fine della partita. Olimpica Dossobuono 25, Estense Ferrara 24. Abbiamo la palla in mano ancora. Zanette si alza e la schiaccia troppo. E Iacovello la cede a Zuin e Estense che riparte con la palla in mano per il possibile pareggio. Ricordiamo che quest'anno Il pareggio, non ci sono più i calci di rigore, i tiri dai 7 metri e quindi e nuovo pareggio. Felisati mette dentro il 25 pari. 3 minuti e 15. Ampezzan, De Marchi, Ampezzan per Stefanelli. Zanette, Stefanelli. Attenzione ragazzi, facciamola girare bene. Losco, De Marchi, Iacovello la para. Palla a mano dell'Estense che adesso è la palla del primo vantaggio eventuale della partita. Ancora per Felisati che la mette dentro da quella parte lì. Felisati fa del male. 26-25 Estense.